Oltre un mese di iniziative, mostre, seminari, concerti e reading, si presenta ricco di eventi il programma presentato dal Comune per il Marzo Donna 2014, un calendario che coinvolgerà le 10 municipalità cittadine per riflettere sugli stereotipi di genere e raccontare storie che vedono protagoniste le donne, al centro i temi del lavoro, della salute e del contrasto alla violenza. Noi abbiamo pensato di dedicarlo alle donne della città nel senso di dare questo titolo che è abbastanza impegnativo, dai bisogni e desideri, economia e politica delle donne, nella pratica delle donne, perché i bisogni ci sono, li vediamo, li registriamo quotidianamente, però la cosa importante è riuscire a passare dal bisogno come una richiesta impellente, urgente, anche alla formulazione di un desiderio, dare voce a un desiderio. Un desiderio che poi noi come assessorato ci impegniamo a raccogliere, averne cura, a restituirle una forma di un progetto possibile. Le iniziative rivolte alle donne, che prevedono anche spettacoli e incontri con le scuole, si prolungheranno in città fino al mese di aprile. Significativa la campagna Donaci un desiderio, promossa attraverso l'installazione di gazebo nelle principali piazze cittadine. Il programma completo degli appuntamenti può essere consultato sul sito del Comune. Crediamo che i temi cruciali di questo momento per la storia della città siano certamente sia il lavoro per le donne, quindi abbiamo anche organizzato degli incontri proprio relativi al lavoro con Antonella Picchio, con Laura Pennacchio, che sono delle economiste che si occupano proprio di lavoro femminile. Abbiamo coinvolto anche le onorevoli del PD come la Valente, come la Paris, come l'Agostini, Assunta Tartaglione, proprio perché si possono anche impegnare da un punto di vista proprio di una politica istituzionale per una situazione così grave che affligge la città, che ha il più alto tasso di disoccupazione femminile.